This is the Rex 91 Show. Hey Hooters! What's up, non mi sono stati quando siamo nuovamente qui per un attualissimo video gameplay. Questa volta su Dark Soul. Sempre qui per andare a rompere i culi a altra gente. È sempre un fatto di rompere culi ad altra gente. Ma noi come li rompiamo in questa run? Non li rompiamo. Vabbè, non li rompere. Ma... ok, ho appena iniziato il video, già mi sto sfaculizzando con le frasi. Ok? Ok, lui è possibile. E tu, culetto, vedi di non fare cazzate. Ok. Bravo così. Si era troppo forte. Sì, sì, certo, culetto, certo. Sei tanto forte, sei tanto forte. Sì, lascia. Lascia. I'm the best of the best of the best of the best. Il marchingegno non si muove. Buongiorno. Certo, ci avete proprio una mira di merda, eh. Oh, oh, oh. No, guarda che io ve rompo il culo a tutti, Ci provate nemmeno. Che poi il bello è che sta... che cazzo ho fatto? Ok, ha funzionato uguale. Dicevo che poi la cosa dei quattro re è esattamente qui sotto, da quello che mi ricordo. E qua sì. Dove scappi? Boom! Pugnale difensivo di Karim. Ci faccio niente. Non costa cosa. Su una su destrezza ci avrei fatto un botto. Ma ora come ora. Ecco, dovrebbe essere quello. Non sbaglio, quella dovrebbe essere per andare dai col. Vabbè, insomma, come. Che io ancora non ho capito. Questi rossi, che particolarità c'ha? Cioè, questi sono rossi, non ti attaccano ma strillano. Ho il dubbio che chiamino altri a raccolta, Però non sa me ne legge né scrive. Non so che cavolo fa. Poi magari gli serve solo una limonata e quindi niente. Anima di guerriero senza... che cazzo, che ci faccio con sta roba? C'è in azione. Guardate sta gente che mi dà sta roba semi inutile. State venendo verso di me? Sì. No, avete paura di me? Fate bene. Fate molto bene. Fate benissimo. Fottuti. Robe d'acqua dolce. Otto. Cazzo. Cazzo. Ah, vabbè che mi tolgo non cazzo e niente. Mandate a cagare. Maledette robe immonde. Wow, sul serio. Ma non strillate! Che rompi il cazzo ai vicini. Che quelli poi se no vengono qui e dicono: ah no, ehi! È la sestora, non è che può urlare così, Ah, dannazione. C'è qualcun altro? Qualche altro pezzo di me? Sì, però, signora mia, lei non può fa... possiamo andare dritti? Di voi me ne occupo a breve. Appena parlo con questo. Dannazione. Ehi là. Well, this is a surprise. Grazie. Sì, non me ne frega un cazzo, già lo so, l'ho fatto quattro volte sta storia. Ok? Finiamola qui. Ok, ora. Dove siete? Eccoti qui. Tesoro del cazzo. Qualcun altro vuole unirci alla festa?
dirti. Eccoti! T'ho visto, va ciccio. Ma per chi m'hai preso? Ok. Qui ci sono delle scale, quindi qui si scende. Qui si esce. Mi sono arrivate delle anime o... Oh, ho finito! Cazzo! No, no! Cazzo! Porca puttana, ho finito l'effetto di maledizione transitoria. Vai. Ciuccia. Mo non me la togli più l'equilibrio, bella struzza. Oh. Non me lo ricordavo un così grande dito in culo il fatto di non avere maledizione transitoria attivo. Ti tolgono l'equilibrio come... come niente. Cazzarola. Il marchingegno non si muove. Esattamente, baby. Ora ti ho e spingiamo questa leva. Ora apri questa porticina del cavolo. Esattamente così. E usciamo. No, non usciamo, tocca tirare prima questa. Tira sta leva de... Grazie. So, so, so. Bravissimo così. 6 minuti. Forse ce la facciamo anche. Non vorrei sparare cagate, ma potremmo anche farcela. Ad arrivare a, a, ad ammazzare i 4 re. Qualcuno di voi poi mi ha detto: ehi Rexen, ma non provi un po' di pena per questi poveri mostri che tentano di ucciderti e tu li praticamente li sciotti sul posto? No! Ti hanno rotto il culo talmente tante volte che questa è... questa è solo vendetta. Questa è solo e semplice vendetta. Non me ne frega il piede. Soffriranno come dei cani ed è giusto che soffrano come dei cani. Buongiorno! Pop! Ehi, Skeleton! Mi spiace, un uomo anitap te. Ok. Sei contento ora? Sei contento? Mi hai succhiato la faccia? Oh no, il mio mascara! No! Ci ho messo delle ore per farmi questo mascara, brutto stronzo! Boom, boom. Quello che farebbe una donna a uno così. Ed è più o meno quello che gli ha fatto culetto, quindi... Salve! Yeah. Boom! E boom! Dov'è? Oh, ehi, hey, salve! Bim! Salabim! Cazzo, ho rischiato. Ho rischiato tanto, 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 tanto. Ok, guarda, non me ne frega neanche niente di prendere i tizzoni. Cioè, per il momento sono talmente tanto inutili per me. Quest'arma. Buongiorno. Oh no, la rettoscopiera. Adoro questa roba. Allora, dovrei tecnicamente anche farcela a fare. Ui! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Fammene andare, bravissimo così. E adesso devo mettermi l'anello di Artorias. Quanto c'ho? Fat roll pesantissimo. Però non voglio togliere quello di coso perché sennò muoio. No, non è che muoio, ma mi si toglie l'anello e quello si rompe. E mi serve assolutamente. Quindi facciamo questo piccolo sforzo. È l'anello, l'unica volta in cui devo cambiarmi anello. Quindi... si fa, si fa, si fa, e come se si fa, ragazzi miei, non vi preoccupate, che ce la facciamo. L'abisso, buongiorno,
Sono qui per portare morte e distruzione. Eccovi. Oh, ehi, lei. Salve. Mi ricordavo. Cazzo, ciuccia. E sono un coglione di proporzioni bibliche. Yep. Yay, oh baby. Dov'è l'altro? Ho visto un altro. Eccoti qui. Ciao Giro. E là. Bop. Bop. Eh no, eh no, eh no. E così non si capivo, eh. Allora. Bop. Scioccia. Ok. Oh. Ha detto che è così, non si capimo. Oh, e devi da morire, e devi da morire. Mannaggia. A Framp. Ok, l'ho sciottato talmente veloce che il fratello ancora l'ha ricicciato fuori. Oh, mazza quanto sei lontano. Ciccio, te devi avvicinare a te. Io sono lento, c'ho il Fat Roll. Oh, scusi, non lo sapevo. Mamma, non so come ho fatto. Non chiedetemi come cazzo abbia fatto. Non lo so. Boom. Ok. E un altro. Andiamo. Andiamo su. Dai che c'ho fretta. Voglio andare a mangiare che ancora non ho pranzato. Sto facendo questo video per voi che ancora non ho pranzato. Su via. Dai, 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 dai. Oh Gesù Cristo. Re Artù, possiamo andare? Grazie! Sì, a Maratona, Roma Ostia! Dai! Bello di casa e quanto rompi i coglioni! Rompi proprio! Cazzo! Perché non uso mai lo scudo? Oh! Non mi hai preso e sono in fat... Vergognati, vergognati! Non mi hai preso e sono in fat roll! No, il Fat Roll no! Ok, questo sta vibrando. Ah, frammento anima Lord. Ah, cazzo! Cazzo in culo! Vengi qui! Fammi prima accendere questo. Boom! 60.000 anime e le usiamo subito. Tanto l'anello non me lo devo togliere adesso perché sennò faccio una cazzata in mano. Aumentiamo a 30 la stamina e il resto forza. Yes. Va bene così. Questo lo voglio sentire perché non ho mai ascoltato. I am the primordial serpent, Darkstalker Khan. Ok. I can guide thee and illuminate. Ok. The truth I shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls. Mm-hmm. But your progenitor found a fourth, unique soul, the dark soul. Your ancestor claimed the dark souls and waited for fire to subside. Okay. And soon the flames did fade, and only dark remained. Thus began the age of men, the age of dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire, and in dire fear of humans, mm-hmm. and the dark lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frampt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior,
we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature. Okay. And become the fourth Lord, so that you may usher in an age of dark. Okay. Perché no? Andiamo. Very well. I shall now guide you to Gwyn's prison. Be still, and trust thine flesh to me. Ah, per me va bene, dato ho fatto talmente brr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 
L'ho fatto talmente tante volte ormai che... Mi sono abituato a vedere questa roba orrenda. Che... This is Gwyn's prison. Now. Va bene. E andiamo. Weepsy! Whoopsie. Però chiudiamo qui perché non vorrei che mi arrivi qualcosa. Offri anima al ricettacolo. Guarda come cresce. Bello tosto. Avanzamento 24.000. Inizia a diventare leggerissimamente tosta la cosa. Mi pare al momento teletrasporto. Santuario delle gambe del fuoco. Chiedo da chi mi convenga andare prima. Credo che mi eliminerò un problema alquanto grosso e andrò subitissimamente. Allora, salve. Oh, I see you made it. Yeah. I have my romantic grades. Oh yeah. I think you I'll be pleased. Ah. Ok. No, non ho paura della bromazia. Grazie. Non è il mio campo, ma va bene. E qui invece dovrebbe esserci. Ci sono entrambi. Oh, hello. I regret meeting you and just at least we both. Okay. Oh, hello again. I was waiting. And he tells me that well, we are he's just over. Okay. Andiamo a parlare a Hello there. I was as promised, I will I'm afraid that you the basic framework, you see. Oh, do not fret. Don't frown with regret. Okay. Hello. Però non mi fai. Hello. Oh, hello. Terrific. Credo perché non ho uno slot di. No, ho anche uno slot di armonizzazione. Perché allora non condivide la sua. Ah, è. Oh, sorry, fool. Enough. I... Ok. Oh, vado a dormire. Ok. Allora, prima di tutto, voglio andare dal corvetto, dal corvicione, qui giù. Perché voglio andare a fare Nito, dato che per prima cosa voglio andare a prendere l'ultimo pezzo di equip che mi manca. In realtà sono due, perché molti di voi mi hanno consigliato, io non ci avevo mai pensato, alla maschera del figlio, che non mi ricordo bene cosa faccia. Però molti mi hanno detto che come tank anche la maschera del figlio non è male, anzi... Quindi ora vediamo. Potrebbe essere una buona idea, potrebbe essere una buonissima idea. Anche se, ovviamente, per il momento, finché non le vedo entrambe, non so quale preferire. La maschera del padre so che aumenta il carico trasportabile, e quindi migliorerebbe di un botto questa build. Anche se non credo di poter arrivare al fast roll prima del livello 200, che livello so, 64. Che io poi non mi ricordo di essere entrato nella via bianca. Cioè, sinceramente è proprio una di quelle cose che dici... Quando è successo che sono entrato nella cosa della via bianca? Sorry! Wow! Nailed it! Ok.
e sono infatti troll. Mi stavo chiedendo il motivo perché mi sono scordato di mettermi di nuovo l'anello di Avel. Ora siamo in mid e mi serve questo. E che diavolo? Oh, un buco. Ok. Non credo ci sia un modo per... meno che... no, no, da qui. Ah, ok, 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 ok. Allora, andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui. Io ancora dovrei pranzare tecnicamente, ma chi se ne frega. No, da quest'altra parte. Voglio arrivare almeno a rifugio dei non morti. Dopodiché chiuderemo il video in poi. E lo riprenderemo al prossimo... domani. Damo! Se potevo da sbrigare il treno in partenza al binario ogni 2 e 3 quarti. Forza. Signor Corvo. Grazie. Grazie. Yep. Pop. Insomma, ha buttato giù come un sacco di patate. Animaccia tua. Qui è pieno di gente che elimineremo seduta stante, perché non vorrei che tra una pausa del video e un'altra succeda una cosa del genere. Io non ho il controllo del mio personaggio. Ok. Ora che siamo così, siamo pronti ad andare a rompere il culone a quel ciccione. Se avessi avuto il mid-roll ai 4 ore sarebbe stato anche meglio. Ma vabbè, fa niente. Comunque, ci vediamo al prossimo video in play, sempre con il vostro Rex91. Ciao a tutti, bro. Oh yeah!